La Fortitudo Agrigento vince e convince. I biancazzurri nel turno di Supercoppa Italiana battono la Forte Napoli, una squadra attenta e decisa che ha dato vita a un basket bello. Agrigento ritrova Lorenzo Ambrosin, autore di pregevoli giocate. I biancazzurri si sono imposti con il punteggio di 71 a 64. Il coach Cagnardi brinda il suo debutto in una partita ufficiale con una bella vittoria. In partita Agrigento mette sul parquet del Palamoncada, grinta e bel gioco. Al primo timeout la Fortitudo Agrigento è avanti con il punteggio di 13 a 7. I biancazzurri hanno dato i giusti palloni ai loro principali terminali offensivi. Il primo periodo di gioco si chiude con i biancazzurri in vantaggio. La Fortitudo Agrigento è così davanti con il punteggio di 17 a 13. Il secondo periodo di gioco si apre con una tripla di James. Napoli torna ai punti e lo fa con Guarino in cabina di regia in casa Fortitudo Agrigento. Giuseppe Cuffaro, il play, si prende la tripla e porta avanti la sua squadra. Applausi per il giovane agrigentino. Il Napoli si porta a meno 3 e Milosevic a mettere dentro una tripla. Esordio stagionale anche per Lorenzo Ambrosini, i suoi 2 punti più 5 Agrigento, assist di Esla e magia di James, ancora tripla. Nel terzo periodo di gioco parte bene il Napoli, gli ospiti trovano il vantaggio con Spizzichini a più 3, gli azzurri comandano il match, il break viene interrotto da De Nicolao, il play prende palla e trova il canestro, siamo a 36 a 38, James in forza trova il canestro del momentaneo pareggio, 38 a 38, subisce fallo Esla dalla lunetta e 2 su Napoli, ritrova la parità, azione personale di Monaldi. L'ultimo periodo di gioco si apre con una tripla del capitano Albano Chiarastella, punti anche per Fontana, fallo subito dalla lunetta ed è 1 su 2, assist per James, canestro 56 a 49. Chiarastella ritrova così il canestro, Agrigento è ancora avanti, 8 a 4 il parziale. Agrigento si affida ancora una volta all'estro di James, tripla 61 a 52. Il Napoli riduce così lo svantaggio ed è Sandri a sorprendere la Fortitudo Agrigento, tripla. La giocata d'autore arriva alle mani di Ambrosini, i suoi 3 punti. Agrigento chiude così il match in avanti, una bella partita combattuta che ha visto vincere la squadra del coach Cagnardi. È stata una partita vera al di là del momento della prestagione. E chiaramente emotivamente era una partita che noi volevamo impattare nel migliore dei modi perché era la prima ufficiale davanti ai nostri tifosi a casa nostra. Dopo una discreta prestazione con Trapani avevamo l'obiettivo di non fermarci, ma di fare dei passi in avanti, e questo a prescindere dal risultato. È chiaro, non nascondo che ci sarebbe piaciuto anche riuscire a vincere contro una Napoli comunque che è ben attrezzata, seppur con l'assenza di Roderick, che è chiaramente un giocatore che può fare e che sicuramente farà la differenza. Sono molto contento dei miei giocatori, sono molto contento di come hanno interpretato la partita. C'è stato un momento all'inizio del terzo quarto dove, al di là della preparazione tecnico-tattica, che non può ancora essere delle migliori dopo 3 settimane di lavoro, una squadra non coesa avrebbe probabilmente subito un contraccolpo, forse anche mollato. Siamo rientrati da quel momento di difficoltà, siamo rientrati insieme, siamo rientrati con le cose che avevamo preparato, con la squadra, con il gruppo, e questo è un buon segnale. È chiaro che la strada è molto lunga, abbiamo tantissime cose da fare, da migliorare. Tecnicamente, nello specifico, abbiamo perso ancora tanti palloni, però è anche vero che tanti ne abbiamo forzati i nostri avversari. Difensivamente, la squadra ha proposto una tenuta ottima. Offensivamente, ancora non abbiamo il controllo del ritmo e non abbiamo ancora la capacità di andare nei vantaggi che vorremmo concretizzare. Chiaro che è molto presto, ci sono ancora 4 settimane all'inizio del campionato. La cosa importante è non fermarsi e continuare con lo sviluppo del nostro gioco, della nostra pallacanestro, mantenendo comunque questo spirito combattivo che chiaramente aiuta nei momenti di difficoltà. Sì, intanto la lettura è quella che ho, è la stessa percezione che ho avuto io in campo. Abbiamo dato dei break probabilmente che sono nati più dall'intensità difensiva, però poi i nostri avversari hanno sempre ricucito un pochettino per la qualità di alcuni loro giocatori, però anche perché noi non abbiamo ancora la capacità di tenere, soprattutto mentalmente, in quei momenti. È una cosa che c'era già capitata nelle amichevoli precedenti ed è una cosa che ci è già capitata con Trapani, di essere avanti e comunque non riuscire a mantenere questo vantaggio. È chiaro che questi sono momenti dove il vissuto di una squadra, di un gruppo, fanno la differenza. Il nostro vissuto è ancora molto limitato, quindi il nostro obiettivo è quello di riuscire a capire come reagire in questi momenti e riuscire a reagire un pochettino più velocemente rispetto a quello che stiamo facendo. Penso che con la dedizione che stanno mettendo i ragazzi può essere un obiettivo che riusciremo a raggiungere. È chiaro che poi solo il lavoro e il tempo ce lo dirà.